Toscana, Maremma Maiala. Allora, oggi si fa la beuta, si fa i Bloody Mary sbagliato. Sto giocando in croce fra un Long Island e un americano. Allora, questo è gli hanno mangime per cani. Questa invece gli è una bustina, l'ho presa ora Serraglio. Allora, la regola è questa: un drink, una bustina, un drink, una bustina. Mi raccomando, vi sbagliate mai. Allora, per fare il Long Island Iced Tea ci vuole... Ci vuole un bicchiere, dice bicchiere, bustine e bicchiere. Allora, con questo qui si riscalda l'acqua. A temperatura, diciamo, per riscaldare l'acqua. Ora, io non ho mai visto un drink che... Ah sì, per fare il tè, giustamente, ci vuole l'acqua calda. Sì, l'acqua calda, bellini. Allora, guarda come fa questa ricetta. E poi tu mi dirai le tue beute, confronta le mie, gli hanno acqua fresca. Allora, un bicchiere caldo, una bustina di Serraglio. Allora, aspetta, lasciamo una cosa. Allora, andiamo a vedere la ricetta. Gli ha fatto il tè, ma non è manpestata, dai, cipollona di Nova York. Gli fanno una sega che deve trofea a quelle di Nova York. Ma sì, no, né tè. La cipolla, io ci mettevo il limone, sentite che fava, che ero io, ci mettevo il limone. Poi, salsina Winchester, la Winchester, vi sbagliate con la Winchester, quella gli era salsa fatta con le cartucce, gli era quella di Facciani, ma gli era un'altra salsa. Allora, ma io il Bloody Mary lo facevo differente, ma scusi, ma nel Bloody Mary non c'era la vodka? Non sono un barman, è una bevanda che mi dicono a più di 60 gradi. Allora, comunque, il tabasco ci sta bene, nelle beute io facevo la birra con il tabasco, il pepe, la birra condita, come si chiama, poi il ramerino toscano tipico importato a Nova York, no, questa beuta qui sta bene con la porchetta, come condimento proprio, ramerino, aglio, cipolla, fegatini, gli ha messo limone, spicchi di cioccolata. Io ci metterei anche un pochino di marmellata, un tocco di burro, metticelo, se no tu... Ah, ecco, l'olivina tipica californiana però, Niente a che vedere con l'oliva toscana. Questa California, l'oliva e cipolla, io non capisco dove tu vuoi arrivare, comunque io... Ah, il ramerino e olive, guarda che classe per fare la guarnizione dell'automobile, gli ecco questa, la guarnizione di tappo dello scarico di bocchettone dell'automobile, te lo dico io, Poi, sì, toccato dell'altro, e due cincischia, il bicchiere, l'olive, gli ha toccato tutto. Poi dice, la può sentire? No, io non te la vedo perché... Ci schiaccia dentro la bustina, va schiacciata, la bustina va screcciata, bisogna fargli uscire il liquido dalla bustina, e si va a... Che gli è? A dar fuoco, si dà fuoco proprio a tutti i bicchieri. No, guardate che gli ha inventato. Per dare l'odore di monossido di carbonio nell'aria. Quindi, volendo, si può fare anche con l'Herbalite. Ragazzi. Buono. Ecco, io farei la variante con la vodka. Mi dicono della vodka. Mi scusi, non sono un barman.